La prima parrocchiale di Saiano sorse in epoca longobarda, come suggerisce il titolo di San Salvatore e come hanno rilevato gli scavi archeologici recentemente conclusi. Il primo edificio romano era di dimensioni modeste e intorno al XII secolo subì una radicale trasformazione, dilatandosi ad est e a sud del corpo originario ed assumendo una struttura a tre navate con pilastri che scandivano le tre campate. Fu poi anche inglobata nel più nuovo castello. Il suo campanile divenne una torre utilizzata come punto difensivo. La sua semplice architettura, con pianta rettangolare e copertura a botte, fu arricchita intorno al 1690 da chiaroscurati e vigorosi stucchi, riconducibili all'artista bresciano Forabosco, come ad esempio i quattro evangelisti, i medaglioni ovali ai lati delle finestre e Gesù nell'orto degli ulivi nell'ampio specchio centrale della volta. Quest'ultimo ormai quasi del tutto corroso dall'acqua piovana. Altre opere da ricordare sono la Dolorata e la Pala della Trasfigurazione, databile attorno al 1560, e frutto della collaborazione di due grandi artisti come il Moroni e il Richino. L'edificio è recentemente divenuto anche sede di congressi, convention e spettacoli musicali indetti dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Rodengo Saiano.